Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, oggi ci troviamo per un video un po' particolare, un po' diverso dal solito, ma molto importante, quindi seguitelo, mi raccomando, fino alla fine perché si parla di astronomia. Parliamo di astronomia del nostro sistema solare, ma non sarò io direttamente a parlarne, sarà una persona molto speciale che riguarda il Nord-Est, quindi giovane e molto intraprendente. Ve la presento subito, stiamo parlando di Lucia, eccola qua. Ciao Lucia, benvenuta. Ciao, grazie, ciao, ciao a tutti. Allora, questa sera voglio presentarvi Lucia che diciamo non è mai stata nel discorso ambiente video, quindi era un pochettino scettica, però molto brava, vi garantisco che è una persona molto semplice e vi faccio vedere la scritta qua sotto. Si tratta di un argomento, come vi dicevo, particolare. Parleremo di astronomia perché Lucia sta per presentare il suo primo corso di astronomia base e partirà dal 5 di novembre. Quindi mancano pochi giorni, ancora un paio di settimane per potersi iscrivere, ci sono ancora posti. È un corso di astronomia, adesso poi ce lo faremo raccontare da Lucia, che è alla portata di tutti, quindi ovviamente dai bambini, a partire dalle medie, ovviamente anche dai più piccini se sono molto interessati, non c'è alcunissimo problema, fino a età avanzata. Quindi gli argomenti sono molto semplici, ovviamente si può entrare nel dettaglio man mano che si svolgeranno le lezioni, saranno 5 lezioni. E nulla, io farei presentare un attimo Lucia per questo bellissimo corso che partirà appunto dal 5 di novembre. Grazie Simone. Allora, beh, io mi chiamo Lucia, ho 27 anni e abito nella provincia di Padova. E in realtà il mio percorso di studi è stato sin da subito incentrato sulla chimica. Ho un diploma in biotecnologie ambientali e una laurea magistrale a ciclo unico in chimica e tecnologie farmaceutiche. E al di là però, appunto della mia carriera a livello appunto di studio improntata sulle formule chimiche, la mia più grande passione sin da piccola è stata l'astronomia e tutto ciò che riguarda il cielo. Infatti in realtà da piccola i documentari e appunto i piccoli giornali che riguardavano le curiosità sull'universo, ce li avevo tutti in casa. E la mia passione appunto per l'astronomia ho cominciato ad approfondirla da molto tempo e successivamente dopo la laurea mi sono proprio incentrata giorno dopo giorno per far sì che questa appunto mia passione diventasse il fulcro centrale di ogni appunto mia giornata. Ho effettuato diversi corsi con l'INAF sia nella mia provincia di Padova sia proprio nella provincia di Torino. Ho effettuato, scusate, diversi corsi anche col Planetario di Padova. E in realtà mi sono anche avvicinata al mondo della scrittura, scrittura sempre in ambito di divulgazione astronomica, infatti scrivo tuttora per delle riviste scientifiche, che proprio appunto si basano su notizie in ambito astrofisico e anche astronomico che avvengono appunto nell'arco dell'anno. E ho anche in realtà pubblicato un mio libro, ecco. Ecco, mi hai anticipato di qualche secondo, te lo stavo per dire, perché poco prima che iniziassimo la registrazione del video stavamo parlando di questo, perché dovete sapere che Lucia, nonostante la sua giovane età, ha già pubblicato un libro. Se, anzi, faccelo vedere, perché ho visto che ce l'hai lì sotto sulla scrivania. Eccolo qua. Allora, il titolo è Il mondo di Cialu e è praticamente un libro che ho pubblicato nel 2022 e che è tuttora presente in tutte le librerie del territorio nazionale e anche sui siti appunto online lo potete trovare. E è stato edito dalla casa editrice Europa Edizione in collaborazione con Mondadori. E in realtà questo libro parla di un strano viaggio che fa la protagonista, che è Cialu. E Cialu potrete, man mano che leggerete il libro, scoprire in realtà chi è, perché dietro a questa parola è celato un altro appunto nome. E appunto Cialu è felice sul pianeta Terra.
e una strana sera si ritrova a con uno strano essere appunto umano e in realtà anche un po' fantastico, quindi ha delle sembianze sia un po' umane che fantastiche, e questo strano essere la porterà, la trasporterà con un wormhole, quindi con un passaggio spazio-temporale, nell'universo. Qui Chalo quindi si troverà a viaggiare tra gli 8 pianeti del Sistema Solare e soprattutto conoscerà per la prima volta il suo più grande amico, cioè Uni, proprio un universo che l'ho voluto per solidificare con sembianze umane. Sarà un viaggio molto particolare e soprattutto andrà a toccare i temi più profondi e riguardanti appunto l'intimità di Chalo e per certi versi anche il mio tratto più intimo, perché è un racconto anche autobiografico. Quindi mi raccomando, leggetelo, leggetelo. Bene, molto bene, sono contento perché comunque è già un piccolo obiettivo, un passettino che hai fatto, è molto interessante questa cosa di anche raccontarti come, cioè ti sei praticamente inserita un pochettino nel racconto sostanzialmente. Esatto, esatto. E allora, questo video ragazzi, ve lo abbiamo deciso di farlo in primis proprio perché ci tenevo a far conoscere le possibilità che ci sono di divulgazione al giorno d'oggi, molto importanti, soprattutto divulgazione fatta da persone competenti. Ovviamente è basato molto sulla passione, quindi adesso tra l'altro Lucia ci spiegherà poi bene il corso che andrà a diciamo a fare per voi per quanto riguarda appunto il nostro sistema solare, ma non solo. Com'è che si svolgerà questo corso, Lucia? Allora Simone, il corso è impostato su 5 lezioni che verranno effettuate ogni martedì sera a partire da martedì 5 novembre in modalità online, quindi è un corso anche molto semplice perché lo potrete appunto svolgere comodamente da casa. E questo corso di astronomia base sarà improntato sulle nozioni del sistema solare, quindi impareremo a conoscere dove viviamo all'interno dell'universo e soprattutto quali sono gli altri abitanti, tra virgolette, del sistema solare, quindi gli altri ovviamente i pianeti. Il corso andrà quindi a toccare inizialmente la nascita del sistema solare, toccando anche il punto appunto del Big Bang, e poi darò delle nozioni specifiche riguardo delle definizioni, quindi di astrofisica, astronomia, cosmologia, quindi cose insomma molto più dettagliate. Poi andremo invece ad avvicinarci a proprio i pianeti che costituiscono il sistema solare, che si suddividono in pianeti rocciosi e pianeti gassosi. Magari vi lascio un piccolo spoiler ricordandovi appunto che i pianeti rocciosi sono costituiti da Mercurio, Venere, Terra e Marte, quindi noi facciamo parte del gruppo di pianeti rocciosi, mentre i pianeti gassosi sono quelli anche di più grandi dimensioni e costituiti principalmente da gas, esatto, e sono Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Quindi noi appunto faremo un viaggio tra questi 8 pianeti del sistema solare e poi nell'ultima lezione ci avvicineremo in maniera molto particolare invece ad un satellite molto importante che è il satellite del nostro pianeta, quindi la Luna, e qui scopriremo le curiosità un po' più particolari, anche un po' più bizzarre di questo strano satellite, e insieme scopriremo appunto che è fondamentale anche proprio per lo stesso nostro pianeta Terra. Quindi mi raccomando, iscrivetevi in tantissimi. Aspetta che faccio vedere la slide iniziale. Sì, questo esatto. Qua è un riepilogo praticamente del corso di Lucia. E, tra l'altro poi vi lascio qua in descrizione tutti i link per potervi iscrivere, per poter chiedere informazioni a Lucia. Insomma, è molto semplice, però diciamo che sostanzialmente una volta che vi siete iscritti poi verrete guidati. Fai anche tu il gruppo di comunicazione WhatsApp, come funziona Lucia quando... Certo, sì. Allora io creerò un gruppo WhatsApp in cui appunto poi inserirò tutti gli iscritti che appunto hanno deciso di intraprendere questo viaggio insieme a me, e lì manderò tutte
appunto le in formazioni per ogni lezione che si terrà, i vari link, poi se ci sono i problemi appunto lì ci saranno tutti i miei contatti, quindi ecco, sarò super reperibile. Tra l'altro vi ricordo che anche il corso di Lucia, come quello di meteorologia, verranno registrati, quindi sì, non preoccupatevi se qualcuno non può partecipare a una lezione o due. In generale non c'è questo obbligo di frequenza, è meglio frequentarlo, esatto, in diretta, perché c'è un riscontro anche se ci sono delle domande, comunque curiosità, però Lucia registrerà le lezioni, quindi post lezione potete richiederla e recuperare, appunto portarvi alla pari. Questo è molto fondamentale perché comunque sono 5 lezioni, quindi sono per 5 settimane, magari qualcuno, esatto, o per impegni lavorativi o comunque in generale non è semplice poter, l'ho visto anch'io con 3 lezioni di domenica tra l'altro. Questo è quanto. Se volevi aggiungere qualcosa, Lucia, se no direi che per ora è tutto. Allora, io penso di essere stata esaustiva, spero tanto che appunto vi iscriverete in tantissimi, perché ripeto e ribadisco, veramente sarà un viaggio proprio per avvicinarvi al mondo dell'astronomia e soprattutto per capire dove viviamo nell'universo, che non è scontato, ecco, quindi ci saranno tante curiosità. Tra l'altro volevo aggiungere sul discorso passione e ovviamente coltivare queste passioni, nascono principalmente, l'ho visto sulla mia esperienza, ma probabilmente anche la tua è stata pressappoco simile, nascono principalmente da età giovani, dove si viene coinvolti da persone che sono diciamo sulla base di una linea di comunicazione, quindi hanno una comunicazione basilare, capibile per tutti, e ovviamente cercando, esatto, di coinvolgere anche le persone giovani come bimbi o comunque ragazzini in età delle medie in generale, non è detto che poi in futuro nasca in loro una passione che coltiveranno, esatto, poi durante il loro percorso di vita. Quindi per me è stato così, ad esempio io sono stato diverse volte in osservatorio a San Bartolomé o ad alcune serate divulgative con una serie di gruppi astrofili che col passare del tempo poi mi hanno appassionato e ho continuato questo percorso. Esatto, invece per me in realtà è nato appunto un po' collegato con i miei genitori, perché appunto da piccola mi prendevano questi giornalini di divulgazione un po', ma base proprio, ecco. Certo, certo. E poi perché in realtà da piccola, e quindi mi collego a te Simone, mi avevano portato a 2 laboratori didattici proprio che creavano i pianeti con il pongo e la pasta modellabile nell'osservatorio di Padova, e quindi in realtà da lì a me si è aperto un mondo. E poi io ho anche la parte un po' più personale, nel senso che ho avuto un po' di difficoltà nell'ambito appunto di salute eccetera, e quindi in realtà l'astronomia, cioè io devo a tutto a questa mia passione, perché mi ha permesso in realtà di reagire a tutto quello che mi è successo, sia appunto in ambito di salute soprattutto, e quindi guardando in realtà il cielo io mi sono sempre sentita meglio, quindi da quello dentro di me proprio è nata una passione irrefrenabile. Assolutamente, credo anche che la tua passione, come lo si vede praticamente, perché come trasmetti questa come dialoghi in generale, mentre ti sei raccontata, si vede molto bene, perché durante la fase di crescita uno appassionandosi poi sente anche la necessità di divulgarlo, nel senso che è quasi come uno spreco tenerselo per sé, quindi da appassionato ovviamente si va ad aiutare altre persone ad avvicinarsi a questo mondo, proprio come stai facendo te. Esatto, infatti io il consiglio insomma che vorrei dare a chi ci sta seguendo, soprattutto ai ragazzini, anche ai giovani, è che se sentite una passione dentro non bloccatela, cioè, perché poi quella passione prima o poi, cioè, verrà fuori e sarà lì pronta, soprattutto per aiutarvi magari come me nei momenti di difficoltà, e comunque a riempirvi le giornate. Quindi mi raccomando, seguite le vostre passioni, mi raccomando. Bene, allora speriamo che
vi iscriviate, ci conto, e ovviamente grazie di cuore Lucia per essere grazie stata a te Simone al canale, è stato un piacere ospitarti, soprattutto ti auguro un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura e mi raccomando grazie. Ragazzi andate a vedere sul sito dove viene pubblicato il libro di Lucia, perché anche quello è un bel racconto, ve lo consiglio vivamente. Eccolo lì. Bene, ti ringrazio Lucia, grazie per essere stata con grazie noi. Grazie Simone, ciao a tutti. A presto, un abbraccio. Ciao, 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 ciao.